Salve a tutti ragazzi, bentornati con un altro episodio di Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha. In questo episodio continueremo a visitare le zone che non ho ancora visitato. Qual è il percorso 111? Equivale al deserto. Il deserto che c'è nel percorso 111 ci permetterà di sfidare alcuni allenatori e trovare delle cose che spero di trovare facilmente. Ecco, ad esempio, se arriverete a questo punto con questa grotta, non andateci ancora. O almeno voi sì, potete, io sto aspettando. Io voglio prima visitarmi per bene questo deserto, dove trovo l'MT-37, che è Terrempesta. Beh, sì, ci sta, giusto così. Allora, troverete anche ovviamente alcuni allenatori, però io sto cercando di passare a lato, non per evitare le sfide, quanto per provare a vedere se trovo tutto. Qui cos'è? Hai trovato il Fossilunghia? Se lo prendi l'altro fossile affonderà nella sabbia. Vuoi prendere il Fossilunghia? No. E questo è il radiofossile. Radifossile, se lo prendi l'altro fossile affonderà nella sabbia. Vuoi prendere radifossile? Ragazzi, qui adesso la scelta è tutta vostra. Potrete scegliere se prendere radifossile o l'unghia fossile. Io prendo radifossile. Nel dubbio posso prendere in rubino ovviamente l'altro e poi scambiarmeli. Questo qua più che altro è per il Pokédex ed è a vostra decisione. Ed è qui infatti che l'altro verrà risucchiato dalla sabbia e scomparirà forever and ever. Allora, si può salire anche qui sopra. Trovate una streghetta, altre zone per fare la base, un cintura nera. Ho trovato la base di qualcuno qua. Team Bastisime. Non so come si legga. Fighissimo. E boh, qui mi piace e devo però prendere la bandiera. Ok, ho raccolto un'altra bandiera, che cosa carina. E ora usciamo da qua, perché questo qua faceva il giro di qui prima, non l'aveva fatto. O perché prima ero entrato nella base e non me ne sono accorto. Vabbè, comunque sì, no, ormai lo sfideremo. Daisuke, Pokémon che ha Machocchio. Solamente che il problema è che sono leggermente più forte di lui, mi sa. Sì, proprio di un pelo. Quindi utilizzerò un normalissimo terremoto. Normalissimo, vabbè, possiamo dire tra virgolette normalissimo, però Machoke intanto è andato. Tipo tutto il giorno che registro queste zone mancanti e veramente sto aprendo gli occhi. Finito questo mi sa che riprendo domani, però ho bisogno di una pausa. Neanche da questo gioco ho bisogno di una pausa. Comunque qua ce n'è una messa di lì. Come mai? Tu posso usare fin qui? Hai usato il potere misterioso come me? Una bici da corsa, dici? Niente poteri misteriosi? Forse dovrei provarle anch'io. Ragazzi, c'è un trucchetto che non vi ho ancora spiegato, che ora non lo so bene. Però, se trovate tre persone come questa streghetta, altre due persone che vi che si complimenteranno con voi per la bici, praticamente, grazie a Clelio, potrete avere tutte e due le bici, non una sola. Il primo si trova nel resort Lotta, la seconda è questa. Aspettate un attimo. Ok, abbiamo trovato una caramella rara, che bello, molto bene. E stavo dicendo, una si trova alla... Un attimino ancora. Allora, era qui. Ok, il Pipisù. Uno lo troviamo in Resort Lotta, che è sempre uno in bici. Questa era la streghetta, e appena mi ricordo del terzo, ve lo dico subito, ve lo farò subito sapere. Tanto qua c'è un altro strumento, che qui al centro, che non riesco a girarmi, che è Polvostella. Quella. Sono un sacco di strumenti utili qua. E devo venderne alcuni, così almeno mi faccio un po' di big money. Ma qua, per il momento, oltre a sfide e altri strumenti, non c'è nient'altro, parte questa qua. Questa qua, vabbè, sapete tutti cos'è. Cos'è? Come si chiama? Rovine sabbiose e basta. È la grotta dove ovviamente troveremo altri simboli del codice Amorse, codice Braille, e dovremo decifrarli ovviamente per poter andare oltre. Ragazzi, il deserto era tutto qua, solamente sfide e strumenti nascosti, alcuni non troppo, e anche le MT Terrempesta. Quindi, siccome non voglio sprecare una parte per avervi fatto vedere solo questo, dato che c'è anche una Pokéball qui e non l'ho vista, che è un altro Polvostella, ne abbiamo trovati ben due,
cosa possiamo fare? Io direi che possiamo, fatemi un attimo pensare, potremmo tipo fare una cosa. Sì, ok. Usiamo la mossa volo e torniamo a Ciclamipoli. Ho sbagliato zona, sono andato proprio a Porto Selcepoli che non c'entrava niente. Bravo Teo, sei proprio un genio del male. Scusatemi. Dovrò riutilizzare un'altra volta volo perché ho fatto questa cagata. E praticamente, eccoci qua. Arrivo qui a Ciclamipoli e dovremo fare una cosa. Una cosa molto, molto speciale. Peccato, pensavo di trovare di più nel deserto. Vabbè, ovviamente poi adesso vi faccio anche vedere, una volta finito questo che voglio fare qui a Ciclamipoli, vi faccio vedere anche come andare a rianimare il fossile. Arriviamo in questo punto qua dove troviamo tutta questa serie di zone qui abbastanza pallose che non riesco, come si può dire, a identificare la zona. Questa qui? No, assolutamente no, non è di qui. Ok, andiamo qui sotto allora, proviamo ad andare a vedere di qua. Scendiamo. Sto cercando un punto dove... No, qua siamo dove eravamo prima. Ah, perché hanno fatto Ciclamipoli così complicato? Sto cercando un punto particolare. Forse di qui? No. È chiuso, qua non c'è nient'altro, nient'altro, lì c'è il vuoto. E allora, un attimino, vediamo la mappa. Noi siamo lì, niente di via di palestra di Ciclamipoli, Biciclelio. Ok, vabbè, ma a parte che il fatto che so dove sono le bici di Clelio non è una novità. E qua cosa troviamo? Il percorso 110. Ok, allora. Momento, Achtung. Madonna santissima, bici di merda, proprio fa schifo. Adesso noi siamo qui, in questo punto qua. Allora, proviamo ad andare qui a destra. Ma è davvero prima, però. Non ho trovato niente di speciale. Provo a utilizzare l'ascensore. Dai, perché? Quindi c'è un residence qui ed è quello che sto cercando io. Solamente che non so dove sia. Casa esami, no. No, lì è la lotta inverso. Se vado di qua cosa trovo? Centro Pokémon. Allora, qua mi dicono che c'è, ecco qua, idiota che sono. C'è la luce della torretta prisma è molto intensa. Walter, ciao. Ma sei tu Teo, eri proprio il momento giusto, voglio mostrarti qualcosa. Questa è la torretta prisma, il simbolo di Ciclamipoli, graziosa vero? Ha anche una funzione ben precisa, serve a monitorare la situazione nella vicina Ciclanova. Vedi che adesso la luce è molto più intensa? È un segnale che ci avverte che a Ciclanova sta succedendo qualcosa di anomalo. Sì, Teo, vorrei chiederti un favore, ti va di salire da me? Così possiamo parlare con calma. Abito qui in Residence Ciclamipoli, al primo piano. Usa l'ascensore all'ingresso, penso io ad avvertire il custode, grazie per la tua disponibilità, Teo. Ok, ecco come si utilizzava. Non riuscivo a capirlo. Comunque sì, non abbiamo ancora visitato Ciclanova. E penso che ci andremo adesso. Tanto, prima andiamo a visitare il Residence. Residence Ciclamipoli. Dove andare? Primo piano. Vediamo un po'. Ok, eccoci qua. Possiamo girare in bici. Cosa stranissima, mai successo. Prima, qualcosa c'è? Qua, sono entrato a caso. Scusate. Qua. C'è qualcuno qui? Ah, c'è un signore qua in fondo. Sono persone qualsiasi, non ho nessuna qualità particolare, non ho niente di interessante da dire. Wow, un NPC inutile, quindi sei. Allora, cos'era infatti? L'uomo senza qualità, vabbè. Il fifone. Sono il padrone di casa, non tiri fuori soldi al più presto. Ero costretto a sequestrare i tuoi Pokémon. Non c'è nessuno, sono uscito.
No, non c'è nessuno, allora dovrò tornare un'altra volta. Un momento, non c'è nessuno, chi è che ha risposto alla porta? Più andrai a prendermi in giro, accidenti. E... ecco qua. Mi dispiace, ci ho fatto il furbo il mese scorso. Eppure quello prima, adesso mi fa entrare e facciamo quattro chiacchiere. Ok. Fate voi quel che volete. Io non voglio centrarci niente. Sto visitando un pochettino questo posto perché mi piace. Sonia era possedere una casa tutta mia, ma si è trasformato nell'incubo. Nell'incubo? Del mutuo. Oh, quello lì fotte tutti, ragazzo mio. Qui c'è Walter, ok. Qui abbiamo già trovato Walter. C'è un citofono, vuoi suonare? Ah, qua posso suonarlo. Oh, i nervi talmente a pezzi che ultimamente quando sono in piano sento degli applausi. Quando sono al piano sento degli applausi. Poi però a porta non c'è nessuno. Il compositore. Non posso entrare. Qua? Ah, posso suonare i citofoni qui? Nessuna risposta. Allora, entriamo. E vediamo che... nessuno ha dato risposta perché c'è solamente sta bambina. Gelati, gelati alla crema, gelati alla crema, gelati gelatosi. Sì, certo, come no. Di qua cosa c'è? C'è specie di... al balcone, e là, ciao. Questo è il privilegio di chi abita qui. Beh, più o meno, dai, fica. Però, non sono interessato ora, cioè non è la mia priorità. Andiamo avanti. Dunque, qui non ho visitato la stanza che c'era sotto, che... no, non voglio suonare, voglio prima capire chi c'è qui. La ragazza appassionata. Suoniamo il citofono. Ma insomma, chi è? Sei anche tu un fan del mio vicino? Lasciatelo stare, quel poveretto, gli avete fatto venire paranoie. E comunque nessuno gli farà mai bene come gliene voglio io. Va bene, ma tranquilla, ma chi se ne frega? Non mi piacciono nemmeno i pianisti. Quando ero piccolo io, in questo era un paesino di campagna, piccolo e noioso, non c'era nulla. Poi un giorno sento che Walter aveva dato inizio a una serie di lavori di sviluppo e rimodernamento, ispirandosi a una metropoli chiamata Luminopoli. A me è venuta l'idea di comprare del terreno in questa zona. Adesso sono il proprietario del Residence di Clamipoli e posso vivere di rendita grazie ai progetti degli affitti. Wow. A questo si affitta? Affitta, sì. Quindi sono il citofono, non c'è nessuno. Infatti, però è chiusa la porta. Potessi affittare. Ah, che è successo? Qua c'è un professore. E la mia spaccaroccia. Se trovi dei massi in sulla strada puoi frantumarla. Era. Sì, va bene. Tu? Con quello slacot? Una volta alla settimana faccio venire uno slacot a casa mia. Intanto fa bene i nervi passare il tempo con un po' con calmo e tranquillo. Fa pensare male. E di quel tipo, è da tempo che sogni di poter consegnare a me spaccaroccia un allenatore come te. Passa la giornata a fare la prova per trovare il discorso più efficace. Sì, va bene, cioè per carità, poverino. Che è quello lì? Un tizio? Team Magma? Sono il Team Magma. Anche questo si affitta. Questo? Affitta, sì, tutto chiuso. Tu? No, non sei il Team Magma. Ovviamente ho capito che un appartamento è più troppo grande solo per me e i miei schitti. Vabbè, trovati una ragazza, lo devo dire. Sono già stato. La vecchina della rotazione. No, questa è una sfida? No, no, non la faccio. No, mi spiace ragazzi, non mi va la sfida, no. Qui c'è una porta. La ragazza imperturbabile. Andiamo, citofono, puoi suonare? Sì, chi è? Guardi, non ci serve niente. Madonna. Molta gente, devo dire, che c'è qui, Il ficcanaso. La ragazza dei fiocchi, ma di fiocchi non me ne frega un cazzo. Ok, vabbè, andiamo da Walter. Da Walter. Walter. Walter White. Ok, allora. Walter è qui. E... eccoci qua. No, ce l'hai fatta Teo. Scusa se ti ho fatto venire fin qui, ma un grosso favore da chiederti. Come ti dicevo, se la luce della torretta prima si fa molto intesa, significa che sta succedendo qualcosa a Ciclanova. Potresti andare laggiù a scoprire di che si tratta? C'è solo un problema, Ciclanova di solito è vietato entrare. Una volta si limitavano a chiudere a chiave la porta alla città. Con il tempo, anche le misure di sicurezza sono evolute. Resta fermo un momento.
Ok, cosa mi hai dato? Ecco fatto, ho scattato una foto delle tue pupille, ora basta trasmettere questi dati tramite il computer e... voilà, quando arriverà Ciclanova la porta della città si aprirà automaticamente. Non mi hai detto dov'è Ciclanova? Vabbè, Ciclanova dovrebbe essere qui vicino, no? Però non me l'ha detto lo stesso dov'è. A me interesserebbe sapere, magari. E... ok, l'ascensore dov'è che era? Qui? Sì. Ok, allora, che piano vuoi andare? Pian terreno. No, non ci ha detto dov'è Ciclanova. Io non me lo ricordo assolutamente. Ehi, si è messo in mezzo lui, avete visto? La Ciclanova tecnicamente era, se non erro, tipo a sinistra. No, a sinistra no. No, non era assolutamente di qua. Ah, sì, sì, ok. Ok, ok. Ho capito dov'è, ho capito dov'è. Un attimo. Dobbiamo tornare, quindi tutto indietro. Uscire da di qua. Uscire ancora una volta. Arrivare qui al percorso 110 e utilizzare surf qua, se non sbaglio. Intanto utilizzo un bel repellente. Oh, no. Allora, utilizza la mossa surf. Ecco qua, Swampert, vai. Lì ho un ottimo punto per fare una base segreta, che comunque è già occupato. Però poi, se le volete fare, ovviamente potete rimuovere la base. Ecco qua, questo è Ciclanova. E qui potrete trovare poi alcune cose carine. Scansione dell'iride in corso. Scansione completata. Accesso alla struttura sbloccato. Ok, sotto non posso andare. Comincia già male, sono già bloccato. Qua mi ha fregato per bene. Qua ci sono di Voltorb che però possono essere scambiati con delle Pokéball. Cioè, per delle Pokéball, non con delle Pokéball. Utilizzo una bella Ultra Ball. Ok, uno. Andiamo sullo catturo. Magari mi faccio anche il Dex. Come ho detto, volevo finire quello di Oin prima di prendere quello regionale. Però non so se ce la farò in tempo. Ci metterò un po', nel senso. Andiamo. Ok, il numero 87, perfetto. Lui posso catturarlo. Benissimo. Allora, andiamo avanti. Allora, non posso usare la bicicletta, ma non posso usare niente. Oh mamma. Ok, fune di fuga. Andiamo a esclusione di colpi. Di qua? Una porta? Sembra una porta. Antiparalisi. Quale di questi secondo voi sarà un Voltorb? Non ne ho la minima idea. Vabbè, li provo. Ok, questo era un Voltorb. Beh, alla fine dopo tutto qualcuno doveva capitare, no? Sarebbe stato strano se non ci fossero stati. Intanto mi mando in campo Camerapt. Posso anche far fuga? Sì, dai. Campato pericolo. Non gli facciamo nemmeno del male, poverino. Non c'entra niente. Ah, due Voltorb di fianco. Addirittura. Mi hanno voluto fregare per bene qui. Ce l'avevano con me allora. Ok, ecco qua che viene messo Voltorb. Viene messo Voltorb. È apparso. E posso utilizzare fuga. Adesso magari lo strumento, quindi dopo, cioè nel senso quello dopo è uno strumento, spero. Controlliamo subito. Voilà. Andiamo. Ok, è una bellissima pietra tuono. Bene. Bene, bene, bene. Questa può essere utile. Scusate. Dobbiamo andare di qua. Troviamo una cura totale per terra. Mi piace questa cosa. E poi questa strada. Sul computer c'è un pulsante, vuoi premerlo? Sì. Benvenuto, questo è il sistema centrale di controllo di Ciclanova. Analisi del sistema di sorveglianza in corso. Analisi completata. Stato del sistema di sorveglianza. Ok, anomalie registrate, nessuna. Trasmissione dei risultati di analisi in corso. Analisi completata, bla bla bla. E quindi, boh, abbiamo già finito qua. Questo è un Ultra Ball. L'altro sicuramente è un Pokémon.
Sì, infatti. Un altro Voltor. Non è che abbia potuto trovare gli shiny però per una volta, eh. Talmente belli i shiny di Voltor. Voltor. Blu, perfetti. Scampato pericolo, dai. Ora, voglio vedere una cosa. Di qua ci sono passato, quindi però non mi sembrava ci fosse altro da fare. Ok, di lì non si può passare. Quindi sotto un'altra Pokéball, che è una metal coperta. E subito sopra, a quanto pare, una bella mega pietra. Che no, non prendo. Ho trovato più mega pietre così a random che tramite video serie. Porca miseria. Ma sotto non si può andare, peccato, mi sarebbe piaciuto. Quindi ritorniamo subito da Walter, che non so se ci aspetta nel vicino al centro Pokémon oppure a casa sua. Cosa molto weird. Un anziano signore ci invita a casa sua. Quindi, va bene. Andiamo a vedere in questa zona, dato che qua entriamo subito e ci sarà il centro Pokémon qui dritto. Controlliamo se è lì. Non c'è, ok, allora è a casa sua. Andiamo a vedere se ci regala qualcosa. O almeno che ci deve ringraziare. Fatto repellente finito, usare un altro, no. Dunque, ho fatto anche abbastanza cose in un'unica parte sola. E mi sta veramente bene. Devo andare, piano uno. Nella prossima parte so cosa fare, facciamo la quizzoteca. La quizzoteca mi piace da matti. Anche se è un po' stupida, però ci sta, l'idea ci sta. Non mi ricordo quale tipo è arrivato, se ne avevo già fatto uno o no. Comunque, ciao Walter, ho fatto. Sei stato Ciclanova. I risultati di tua indagine sono già stati trasmessi nel mio computer. Al momento non risulta niente fuori dal normale. Scusa se ti ho scomodato per niente. Ecco una ricompensa per sdebitarmi. E ci regala l'MT24. Fulmine! A Ciclanova non si muoveva una foglia, vero? Dire la verità, era in programma la costruzione di una nuova città. Proprio così, un'enorme città costruita interamente sotterra. Per vari motivi il progetto fu abbandonato e tutto è rimasto come era. I macchinari, siete lasciati all'interno, non devono certo essere in buono stato. E noi terminiamo qui l'episodio, ragazzi. Spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, un commento, un'iscrizione. Ci rivediamo alla prossima parte. Un saluto a te. Ciao ciao.